Ok ragazzi, siamo già al terzo video per la recensione di alcuni prodotti progettati veramente bene. Come vedete dalle prime immagini si sta parlando di cricchetti, chiaramente cricchetti piccoli a un quarto di pollice, quindi con bussole e vanno dalla 4 alla 13, non più grandi, quindi perché se vi servono cose molto più esagerate, passatemi il termine, si va su un crocchetto a 1,5 dove troviamo bussole di queste dimensioni che sono quasi posaceneri. Però lasciamo da parte quello grande e passiamo ai cricchetti piccoli. Quasi tutti abbiamo una scatolina di questa fattezza dove troviamo il crocchetto, il cacciavitino, le sue estensioni, la chiavina per trasformarlo a T, una prolunghetta, addirittura qui ci sono i bit da mettere nel cacciavite. Cosa c'è da guardare quando si compra una scatolina in questo modo? A parte sì, la fattezza, questa è una Baco che è di media qualità, abbastanza buona, non sono proprio scarse queste robe della Baco. Chiaramente è fatta bene, ci danno delle scatoline per poter mettere delle minuterie. Io vi ho vari adattatori per varie misure. È robusta, è bene guardare anche queste, perché spesso e volentieri le scatoline così possono cadere, sbatacchiare, quindi è bene siano abbastanza robuste, non che si aprono al primo urto. Ma una cosa fondamentale, oltre che chiaramente ormai ce l'hanno tutti, lo sgancio e il trattenimento della bussola, è da vedere se trovate questo dentro, il cacciavitino, che ci si può montare sia la bussola che l'inserto. È da valutare e controllare se ha questo, cioè questo non è nient'altro che da inserire qui nel suo ricchetto e diventa una specie di prolunga, però chiaramente è fatta a cacciavite, è diversa dalla prolunga classica, si usa in maniera diversa perché magari mi serve una buona presa, cose che con questa non ho con le mani, devo per forza usare il cricchetto, mentre invece con le mani inizio ad avvitare il dado e poi per ultimo gli do la strizzata montando il cricchetto sul cacciavite. E non tutti questi cacciavisi da cricchetto hanno la possibilità di metterci il maschio della chiave dentro, quindi quando scegliete qualcosa controllate se c'è questa cosa qui, perché è veramente veramente utile. Un altro oggettino veramente costruito bene è questo. Questo è della Beta, e quindi la qualità la conoscete, insomma la Beta non ha bisogno di presentazioni. È un cricchetto normale a un quarto di pollice, molto piccolo, compatto. Se si vede dalla mano addirittura è più corto di questo. Chiaramente è senz'altro progettato meglio anche come materiale di quest'altro. Però cosa ha di particolare? Questo è particolarmente indicato per gli spazi ristretti o in dei posti in cui ci si entra male anche con le mani a mettere il bullone, a mettere una vite. Perché ora se mi riesce a farvelo vedere con una mano sola, un attimo di pazienza, non sono attrezzato come youtuber professionista perché chiaramente lo faccio come passatempo. Allora, non solo chiaramente cricca nella maniera abitudinale, ma se mi riesce ve lo faccio vedere, girando il manico, gira, vedete? Gira anche la chiave sopra, forse si vede meglio con una punta. Un attimo di pazienza. Dovevo prepararmi meglio, scusatemi, ma così si dovrebbe vedere meglio. Girando il manico, gira tutto il meccanismo sopra. Ecco,
E voi immaginatevi di essere in un posto veramente angusto per lavorare. Ora si vede bene che gira. E riuscite a malapena ad abboccare il dado o la vite nel suo alloggio. E non è facile subito iniziare a fare il movimento del click tradizionale, quindi è molto più facile farlo entrare i primi giri con questo meccanismo. Quando ha preso 3 o 4 giri nel suo filetto, a quel punto si può iniziare direttamente a cliccare per poi stringere alla dovuta forza. E vi ripeto, quando si è andati a comprare qualche cosa che vi può servire, cercate oggettini particolari, perché questo è veramente particolare e veramente veramente utile. Io ci monto perché più mobili d'arredamento giardino, ma anche da interni, che spesso e volentieri le visi sono in posti dove non si devono vedere chiaramente, e quindi sono difficili da raggiungere. E lavorare con due mani spesso e volentieri è ancora più complicato, perché lo spazio è proprio per un c'entra appena la mano, diciamo così. Quindi una volta inserita, tenuto lì, uno non fa nient'altro che fare questo movimento. La vite penetra per 3 o 4 giri dentro il suo filetto. A quel punto, quando non si muove più, si inizia a cricchettare. Quindi vi ripeto, quando cercate questi oggetti, sono piccolezze, ma che poi nella realtà si dimostrano veramente utili. Il cacciavite classico della scatolina, che ha anche l'alloggio per diventare una specie di prolunga, o un cacciavite o un cricchettino piccolo della Beta, che però abbia questa funzione qui. Magari esistono anche di altre marche, eh? Io vi ripeto, spesso e volentieri compro gli attrezzi per lavoro, in casa non è che poi le usi in granché, perché non ho neanche spazio per fare il fai da te in casa, poi mi basta ve le faccio al lavoro sinceramente. E quindi se compro un attrezzo cerco di comprarlo di media qualità, tendente all'ottimo, perché se devo comprare attrezzi e poi mi si rompano nel momento del bisogno, mi fanno cilecca, e ovviamente sono in casa del cliente, non posso dire: ah, mi si è rotto il cricchetto, ah, mi si è spanato il cacciavite, ah, mi si è rotto quello, cioè devono fare il suo lavoro. Chiaramente o una scatolina così completa, o se no comprate un affarino piccolo e poi anche un organizer di questo tipo per avere meno spazio. Questo entra da tutte le parti. Una scatolina così è già più complicato, dove metterla occupa spazio, però chiaramente in base alle esigenze uno poi decide cosa fare. Io spesso e volentieri ho cose un po' doppie, perché qualcosa tengo in un furgone, qualcosa tengo nella borsa. A volte questa cosa qui sta insieme ad altre attrezzature per determinati lavori, mentre invece una cosa simile sta da un'altra parte per determinati lavori. Quindi insomma il mondo del lavoro è variegato e bisogna sempre trovare il sistema giusto per avere gli attrezzi giusti al momento giusto. Scusate il gioco di parole, ma non so come spiegarlo meglio. Alla prossima!